Amici, ciao. Traffico rallentato sul raccordo anulare per un tamponamento sulla corsia. Al valico autostradale del Brennero. Prossimo appuntamento con Onda Cagliari 8, Imperia 12. Abbiamo trasmesso le temperature minime della notte. Per gli appuntamenti di Notizie dalla strada parleremo della nuova gamma pesante stradale Iveco. Ci guida nei nostri tre appuntamenti giornalieri dallo studio Tino Sabatini. Grazie, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto sulle strade, sono le 7:15. Ti presento gli ospiti del nostro primo appuntamento, con noi il direttore marketing della Iveco. Buongiorno. Ecco, che sarà con noi per tutto il giorno, e il ragionier Claudio Gallo della Compagnia Internazionale Trasporti. Buongiorno. Il direttore della Iveco ci dirà perché parlare di gamma pesante oggi. Prima di tutto mi lasci dire buongiorno agli ascoltatori e buon viaggio a tutti i camionisti. Vede, la risposta si articola in tre punti. La tradizionale vocazione camionistica dell'Iveco, che ha raggiunto in breve tempo il secondo posto in Europa, la crescente importanza del trasporto pesante stradale, la nuova gamma pesante stradale Iveco. Sicuramente la scadenza del 92 porrà dei nuovi problemi. Lei cosa ne pensa, ragionier Gallo? Guardi, noi come trasporto internazionale questo problema lo abbiamo ben chiaro. L'apertura delle frontiere imporrà a tutti un elemento di competitività molto elevato, soprattutto per quello che riguarda la portata utile, per prima cosa. Sicuramente i costi di esercizio, poi i tempi di trasporto e soprattutto l'affidabilità dei veicoli. Quindi, mi sembra di capire, è importante conoscere bene i mezzi e le loro caratteristiche. Proviamo a tracciarne un identikit per i nostri ascoltatori. Bene, in attesa che ci telefoni qualcuno dei nostri ascoltatori, affrontiamo modello per modello la nuova gamma. La parola va al direttore marketing della Iveco. Vede, la nuova gamma pesante stradale comprende 4 modelli, ciascuno specialista in una fascia ben precisa. Cominciamo dal nuovissimo 190-32, pensato per i mercati europei. Obiettivo dei progettisti: ottenere la massima portata utile. Ecco quindi la scelta di un motore sovralimentato con intercooler di 9,5 litri, ridotto nel peso e nell'ingombro, con una potenza allineata con le migliori della categoria. Il nuovo disegno della camera di combustione permette di bruciare il gasolio col massimo della resa e con il minimo di residui carboniosi. Il 190-32 ha un motore ecologico, una tara veramente bassa e una portata utile eccezionale. Tra l'altro, con questo modello avete aumentato la lunghezza carrozzabile. Infatti, e questo consente di caricare 3 pallets in più. Un altro intervento importante è l'adozione del cambio Eaton Twin Splitter, un cambio a 4 posizioni da ciascuna delle quali tramite un pulsante si inseriscono 3 marce con conseguente miglioramento del comfort di guida. Bene, adesso una telefonata, abbiamo in linea il signor... Bagnolo, Franco Bagnolo d'Ancona. Buongiorno signor Bagnolo. Buongiorno. Senta, volevo chiedere perché l'Iveco ha scelto l'intercooler. Io ringrazio il signor Bagnolo per questa domanda, che mi consente di sottolineare un plus dell'Iveco: l'assoluta qualità dei suoi motori. Proseguendo nel suo impegno di ricerca e di sviluppo, Iveco ha realizzato, accanto ai tradizionali motori aspirati, la gamma dei nuovi turbo e degli intercooler, eccezionali per durata, affidabilità e prestazioni. Il vantaggio dell'intercooler, fondamentale oggi per le esigenze dei trasportatori, è la possibilità di adottare motori di grande potenza, più piccoli e più leggeri. A parità di potenza abbiamo maggiore portata utile. Sono le 14:15, diamo inizio alla seconda parte del nostro programma. Ragionier Gallo, la sua esperienza di flottista le permette di valutare qualità e caratteristiche della nuova gamma pesante. Vuole parlarcene? Certamente, del 190-32 si è detto, ma vorrei ancora sottolineare che questo è il mezzo ideale per il trasporto europeo a lungo raggio. Vedo qui dalla scheda alcuni dati che possono interessare gli ascoltatori più esperti. Ecco, per esempio, il 190-32 ha una coppia massima di 128 kg a 1200 giri al minuto, bassi consumi e si presenta con diverse configurazioni.
assicurazioni. Mi scusi. La linea al marketing Iveco. La ringrazio, volevo solo fare una piccola osservazione. Vede, tra le altre caratteristiche, il 190-32 ha un ottimo comfort. Le sospensioni sono pneumatiche e ci sono tre cabine. Cabina corta, che in questa versione è la più spaziosa del settore, cabina profonda e cabina grandi volumi, con o senza top slipper. ...190-32, 190-36, 190-42, 190-48... sono i quattro veicoli di cui parliamo oggi. Ci racconta qualcosa del 190-36, signor Gallo? Beh, un gran bel camion. Si figuri che il nostro consulente Iveco ci ha detto che a pochi mesi dal lancio il 190-36 si è subito collocato ai primi posti. Davvero un buon successo. A questo proposito Dica, direttore. Vorrei aggiungere che il successo nasce proprio dall'attenta progettazione del mezzo in rapporto all'utilizzo. Il 190-36, destinato al lungo raggio internazionale, ha una coppia massima molto elevata, 180 kg a 1000 giri al minuto e una riserva di potenza maggiorata. Merito, certo, del nuovo motore turbo con intercooler che lo equipaggia. Un attimo, io vedo che c'è una certa curiosità in studio. Ci può dire cos'è la riserva di potenza e a cosa serve? Ecco, diciamo che la PIL dei motori Iveco sta anche nella potenza elevata. Ora, potenza elevata significa poter mantenere una velocità commerciale costante e competitiva. Ma facciamo un esempio. Siamo in salita, due camion viaggiano nei limiti stabiliti. Chilometro dopo chilometro, uno dei due mantiene la sua velocità di crociera, l'altro perde terreno. Come si spiega? È semplice. Il primo ha una riserva di potenza da utilizzare in caso di necessità. Come dire che dispone di molti cavalli che entrano in tiro soltanto quando servono, riducendo i tempi di trasporto. Questa è la riserva di potenza dei nostri motori e soprattutto del 190-36 e del 190-48. Iniziamo la terza parte del nostro programma con un protagonista veramente eccezionale, il 190-48 Turbostar. Con noi, accanto al direttore marketing, è presente il responsabile della progettazione e sviluppo della gamma pesante dell'Iveco. Ingegnere, che cosa ci può dire di questo mezzo che è stato definito leader del trasporto pesante stradale? È nato per il lungo raggio veloce. Maggiore potenza, migliori prestazioni in accelerazione e in salita, tempi di viaggio più brevi. Il suo maggior punto di forza è nel motore. 8 cilindri a V sovralimentato con intercooler, sviluppato dal motore del 190-42. Eccezionale per affidabilità e potenza. Direttore. Ma io vorrei dire solo una parola. Il 190-42 si distingue per la particolare sovralimentazione a doppia turbina, che assicura prestazioni veramente eccezionali. Ma dica pure lei, ingegnere del 190-48. Sì. Dicevo che l'adozione dell'intercooler, l'impiego di materiali tecnologicamente avanzati, più resistenti e più leggeri, il nuovo disegno della camera di combustione, la qualità dei componenti, hanno permesso di aumentare potenza e prestazioni diminuendo i consumi. Ah, ancora una cosa. Il 190-48 ha un motore davvero ecologico, silenzioso e pulito allo scarico. Abbiamo in linea il signor Mauro da Palermo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dunque, lei ha comperato il nuovo Turbostar. Sì. Che cosa ci dice della sua esperienza? Ma prima di tutto devo dire quanto è contenta mia moglie. Col 190-48 mi vede arrivare a casa prima e senza stress. Ho una cabina eccezionale, profonda, col tetto rialzato, con un allestimento davvero ricco. Ho persino un riscaldatore autonomo che mi fa il preriscaldamento. La sera, prima di andare a dormire, programmo l'accensione all'ora che mi pare. E al mattino trovo la cabina calda e il motore pronto a partire.
E poi il controllo della temperatura interna è completamente automatico. Il condizionatore aria è di serie. Mi permetta, scusi. La prego, direttore. Volevo fare anch'io una domanda al signor Mauro. Signor Mauro, che cosa ne pensa dei consumi? Ah, per i consumi sono soddisfatto. A essere sinceri, sarà perché il motore ha una coppia massima molto alta e quindi mi gira sempre nella fascia di minor consumo. Ma le mie spese di carburante sono davvero diminuite. E poi vuol ridere. È così bello che me lo invidiano un po' tutti. Bene, allora possiamo riassumere così il nostro Turbostar. Maggiore coppia massima, maggiore riserva di potenza e minori consumi. Ma siamo in chiusura. Ringraziamo Liveco per la sua collaborazione e se il direttore vuol concludere. Sì, sì, perché si è parlato di caratteristiche tecniche ed innovazioni. Ma io vorrei aggiungere che sono frutto della ricerca, dello sviluppo tecnologico, di uno sforzo che si rivolge prima di tutto ai camionisti, alla loro sicurezza, al comfort, alla redditività del loro lavoro. Ad essi, che con Liveco percorrono ogni anno migliaia e migliaia di chilometri, sono dedicati il nostro impegno e i nostri prodotti. Bene, io ringrazierei e saluterei il signor Mauro in linea da Palermo e grazie. Buongiorno. Soprattutto ai nostri ospiti per essere intervenuti. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie.